8 maggio, ore 15. Sono fermo allo stop tra Via Ranza e Via del Capitolo e anche oggi voglio testimoniare, come avete visto passare ora sullo stop, un'auto senza nessun rispetto, anche se voltava a destra. Sono anche oggi, come dicevo, a voler testimoniare l'inequatezza di questo stop e il rispetto che ne hanno gli automobilisti e i camionisti, come vedete. Continuiamo. Questo camion ha la precedenza, che arriva da Via del Capitolo, è costretto a rallentare, a fermarsi, perché lui conosce evidentemente lo stop. Come vedete, il camion che arriva invece ha solo rallentato, quindi in pratica lo stop è inverso a quello che sono i segnali, quindi si ferma chi ha la precedenza perché sa che gli altri non lo fanno e invece prosegue dritto, forse dando un'occhiata al volo. Ecco, come vedete, guardate, addirittura si è preso la precedenza chi aveva lo stop e chi con il camioncino non l'aveva ha atteso. Questo si ferma perché c'è un'auto, ma insomma, sembra un po' scocciato di doversi fermare. In questo momento non passa nessuno, consideriamo che è un orario di non grosso passaggio, il grosso passaggio avviene al mattino, intorno alle 9, quando tutti vanno a lavorare, e che è il momento peggiore. Ecco, guardate come passa tranquillamente il furgoncino blu, proprio indifferenti. Questo addirittura non accenna neanche a rallentare, quindi una persona che quasi lo rispetta, diciamo che invece la macchina è all'opposto, come vedete, è passata senza proprio nessun rispetto dello stop, magari grazie al fatto che gli copriva l'incrocio la macchina precedente. Certo, se ci fosse stata dietro per esempio una moto, non avrebbe fatto in tempo di sicuro a evitare lo scontro. Autobus di qui hanno un grosso passaggio perché qui a due passi c'è il deposito delle corriere degli autobus. Anche loro normalmente non hanno nessun rispetto dello stop. Non l'abbiamo filmati, ma potrebbe capitare tranquillamente di vederne passare uno senza preoccuparsi proprio del fatto che esista uno stop, insomma. Tra l'altro ci sono degli specchi, se vedete nell'angolo ci sono degli specchi che in teoria dovrebbero aiutare la visuale, ma questo signore per fortuna lo ha rispettato, il suo camion a suo modo l'ha rispettato, insomma, in maniera abbastanza regolare. Non cerchiamo il pelo nell'uovo. Sta arrivando un autobus, vediamo un po' che succede, vediamo che tipo di... lui si infila a destra tranquillamente, qui c'è uno stop che non dà nessuna precedenza a chi svolta a destra. Forse bisognerebbe cambiare la segnaletica. Fatto sta che ancora il furgoncino di prima o similare, qui proprio è la corriera, vedete che non ha rispettato in nessun modo lo stop, il furgoncino addirittura accelera. Ecco, queste sono... Ecco, allora io mi vorrei fermare qui perché questo è semplicemente un modo continuo di attraversare questo incrocio che fortunatamente fino ad ora non ha causato incidenti anche seri, no? Anche perché i mezzi sono grossi, guardate, vedete? Ha rallentato, ma non è che si sia fermato, quindi voglio dire, un mezzo di queste grosse dimensioni credo che non basti rallentare, in quanto un'automobile che arriva sarà costretta a dargli la precedenza se non vuole coinvolgersi in un incidente. Ecco, guardate, vedete? Quindi è un,
Oh, ecco un furgoncino che fortunatamente si ferma. Caso quanto strano, insomma, è più raro vedere qualcuno che si fermi che non qualcuno che rispetti la segnaletica. Grazie, Giorgio Giorgiutti.